Una maxi operazione della Polizia Stradale in tutta Italia ha portato alla radiazione di oltre 10.000 veicoli intestati a persone fittizie o prestanome utilizzati dalla criminalità per la commissione di reati. L'operazione ha consentito di individuare oltre 15.000 veicoli che risultano intestati a 14 presunti prestanome. Si tratta di autovetture di grossa e piccola cilindrata, tra cui Rolls-Royce e Ferrari, oltre a veicoli commerciali che, essendo intestati in maniera fittizia, consentono di commettere reati permettendo di sfuggire ad ogni forma di controllo o sanzione. In buona sostanza, chi con un piccolo guadagno si presta di intestarti fittiziamente un veicolo, rendendo però un favore enorme alla criminalità, sia organizzata che comune, che potrà viaggiare a bordo di veicoli fantasma non immediatamente riconducibili ai reali utilizzatori. 10.000 autovetture per le quali è stata chiesta la radiazione, a cui si aggiungono circa altre 5.000 autovetture per le quali invece si è operato in via penale. Quindi abbiamo 15.000 macchine che circolavano in maniera fraudolenta sul territorio dello Stato, in quanto erano riconducibili ad intestatari fittizi, e che oggi invece vengono cancellate e radiate dalla circolazione, il che vuol dire che la criminalità organizzata avrà qualche strumento in meno per poter commettere reati. Il procedimento le porterà, all'esito di tutto il procedimento, alla confisca, volendo anche ad una destinazione alle forze dell'ordine, perché la confisca amministrativa prevede anche questo. L'operazione Ghost Car ha messo in evidenza come nell'anno 2012 oltre il 70% dei veicoli fittiziamente intestati fossero privi di copertura assicurativa. I veicoli fantasma potevano circolare senza pagare i pedaggi autostradali, le contravvenzioni e soprattutto potevano eludere i controlli delle forze dell'ordine quando venivano utilizzati per commettere anche gravi reati. Alcuni di questi veicoli risultano essere rimasti coinvolti in gravissimi incidenti stradali, come quello avvenuto nell'ottobre del 2011, in cui tre giovani persero la vita schiacciati contro il pullman del Torino Calcio. Secondo quanto emerso dalle indagini della Polizia Stradale, tra gli intestatari fittizi delle autovetture alcuni risultano essere nomadi, persone decedute e senza tetto. In aggiunta a questi, anche alcuni pregiudicati ed affiliati della criminalità organizzata, che attraverso l'intestazione fittizia facevano business, oltre a rendere un servizio per agevolare la commissione di reati.